Allora, parlerò della CLO, quindi necessariamente del populismo, di ciò che si definisce come populismo, scegliendo un mio percorso negli scritti di la CLO stesso, chiaramente, riferimenti anche a Chantal Mouffe, al libro che la CLO e Mouffe scrissero nel 1985, Egemonia e strategia socialista, che ho tradotto in italiano con Michele Filippini. Ahimè, Ma sei tu quello che ha tradotto con Filippini? sono io. Brava! E tenterò quindi appunto di tracciare un mio percorso che ha trovato un suo primo punto di condensazione interpretativa del pensiero di Laclau in un testo che ho curato, perché intitolato Il momento populista Ernesto Laclau in discussione, che uscirà però il 9 maggio. Non lo dico per pubblicità, vabbè, anche per questo, però insomma, perché utilizzerò il saggio che ho scritto per tracciare questo percorso nel pensiero di Laclau, con riferimento alla situazione attuale, chiaramente va da sé. Cioè una situazione in cui il termine popolo e poi il populismo, insomma, sono all'ordine del giorno e sembrano dominare perlomeno mediaticamente il dibattito politico, ma anche in alcuni casi quello accademico. Io comincerei però appunto con uno spostamento un po'. Diciamo che potrebbe sembrare un po' strano rispetto ad un populismo inteso come costruzione politica, come sapranno i lettori di Laclau, cioè il popolo inteso come costruzione politica per lo più dal basso, o desde abajo, come direbbero appunto, come avrebbero detto gli argentini e come poi hanno detto appunto Podemos, che hanno scelto spesso e volentieri come riferimento teorico Laclau e Mouffe, perché mi piaceva subito sottolineare l'ambiguità del riferimento al popolo con uno dei momenti originari dell'uso politico, momenti originari inaugurali in epoca moderna dell'uso politico della categoria di popolo, che è quello di Mirabeau nel 1789. Presso l'Assemblea delle Comuni, il 16 giugno 1789, in un dibattito interessante in cui si doveva decidere come definire l'Assemblea stessa. Se Assemblea, come voleva una mozione dei rappresentanti noti e verificati della nazione francese, oppure, come proponeva Mirabeau stesso, Assemblea dei rappresentanti del popolo. Ora, la motivazione di Mirabeau è molto interessante, ci dice insomma molto anche sui problemi che gravitano intorno agli usi e quindi anche alla pragmatica di un concetto, di un significante, come direbbe invece Laclau come popolo. Mirabeau ad un certo punto, intervenendo all'Assemblea, dice, rivolto agli altri, rivolto soprattutto a chi non voleva che l'Assemblea si chiamasse dei rappresentanti del popolo, diceva, invitava dicendo cercatene uno, cioè un altro nome che non vi si possa contestare come quello di popolo. Trovate cioè un nome differente da popolo che sia più dolce e al tempo stesso che sia tanto imponente nella sua pienezza. E poi diceva Mirabeau in modo utilitaristico, in modo appunto strumentale, dice che il termine popolo, a differenza di altri, è un termine che può convenire per tutti i tempi, è suscettibile di tutti quanti gli sviluppi che permetteranno gli eventi e può, dice ancora Mirabeau, servire da punta di lancia, scusate, come d'aiuto ai diritti e ai principi nazionali. Infatti poi Mirabeau, questo mi sembra molto attuale, dice chi potrà mai contestarvi questo titolo? Cioè chi potrà mai appunto dire
omettersi contro il titolo appunto che fa appello al popolo. Cosa diverrà quando i vostri principi saranno conosciuti, quando avrete proposto delle buone leggi, quando avrete conquistato la fiducia pubblica? E che faranno gli altri due ordini, cioè l'ordine dei nobili e l'ordine del clero? Potranno mai contestare un'assemblea appunto che si autodefinisce come appunto dei rappresentanti del popolo? Potranno appunto contrapporsi al popolo in questo senso? Questo appunto è un primo riferimento per mettere subito in discussione la contrapposizione fra alto e basso, oppure fra noi e loro, che viene data per scontata e per presupposta sempre appunto quando si parla di populismo, sia che si prendano le parti del populismo sia che ci si contrapponga al populismo stesso. Delle difficoltà che troveremo poi nel discorso di Laclau stesso. L'altro elemento, perché poi ritornerà nella discussione che proverò a fare dei testi di Laclau, vorrei trarlo invece, derivarlo da Marx e precisamente dal 18 Brumaio di Luigi Bonaparte, che come saprete insomma tutti è il testo, uno dei testi in cui, ora a prescindere dalle distinzioni discutibili fra testi di carattere teorico, tra testi appunto di economia politica, di testi più prettamente storici e politici, è uno di quei testi in cui Marx stesso comincia a problematizzare il riduzionismo di classe, per dirla insomma con una formula post-marxista che poi molti imputeranno a Marx stesso e a certi marxismi, e che poi, come vedremo, costituisce secondo me insomma uno dei sintomi di alcuni problemi presenti all'interno del testo del ragionamento di Laclau. Scrive Marx nel 18 Brumaio, dice: i democratici riconoscono di aver davanti a sé una classe privilegiata, ma essi con tutto il resto della nazione che li circonda costituiscono il popolo, credono di costituire il popolo. Ciò che essi rappresentano è il diritto del popolo, ciò che interessa loro è l'interesse del popolo. Essi non hanno dunque bisogno, prima di impegnare una lotta, di saggiare gli interessi e le posizioni delle diverse classi. Non hanno che da lanciare il segnale perché il popolo, con tutte le sue inesauribili risorse, si scagli sugli oppressori. Se poi all'atto pratico i loro interessi si rivelano non interessanti e la loro forza un'impotenza, la colpa, conclude Marx, o è di quegli sciagurati sofisti che dividono il popolo indivisibile in diversi campi nemici, o dell'esercito, oppure di un caso improvviso. Ora, andando invece più precisamente a Laclau, nel testo intitolato La ragione populista, un populist reason, del 2005, tradotto in italiano nel 2008, ad un certo punto Laclau dice: il populismo, è a pagina 63 della traduzione italiana per chi volesse rintracciare il luogo, Laclau dice: il populismo potrebbe rappresentare alla fine la strada maestra per comprendere qualcosa circa la costituzione ontologica del politico in quanto tale. E poi chiede, più avanti nel testo: dobbiamo allora dire che il politico è sinonimo di populismo? Quindi, da un lato si ipotizza appunto che il populismo potrebbe rappresentare addirittura la strada maestra per comprendere come si costituisce ontologicamente il politico. E quindi l'ambizione di Laclau è quella appunto di abbozzare quantomeno una ontologia del politico. E la domanda riguarda la possibile sinonimia appunto tra il politico tra politico e populismo. Posto che il politico, nella prospettiva di Laclau, rinvia sempre alla questione della costituzione di una soggettività politica.
Ora, tutto pare dipendere da alcune decisioni teoriche formula di Laclau stesso, ricapitolate precisamente nelle osservazioni conclusive della ragione populista. Si chiamano proprio così, osservazioni conclusive. Decisioni teoriche che, in quanto decisioni, avranno inevitabilmente condizionato la teoria decisa, ridefinendola nel corso stesso dell'indagine. Quindi, nella mia prospettiva, nella mia lettura, si tratta di decisioni teoriche che, come vedremo, sono inevitabilmente e fin dall'inizio delle decisioni etico-politiche e teoriche al tempo stesso. Spero che si chiarisca questo nel corso dell'esposizione. Ora, facendo un passo indietro cronologicamente, Laclau non comincia a parlare di populismo nel 2005 quando scrive il suo libro, probabilmente più famoso anche in Italia. Comincia a parlare di populismo già nel 1977 in un testo intitolato Politics and Ideology, Marxism, il cui ultimo capitolo è intitolato appunto Toward the Theory of Populism, verso una teoria del populismo. Ora, in quella fase che alcuni interpreti leggono come la fase althusseriana del pensiero, della teorizzazione politica di Laclau, già viene in primo piano il problema del popolo. Chiaramente in questa preoccupazione e insistenza di Laclau sin dagli inizi della sua produzione teorica sul popolo e sul populismo proviene dalla sua formazione, soprattutto politica, in Argentina, in formazioni di sinistra, ma appunto contigue anche ad un certo peronismo. E dunque, il pensiero di Laclau dall'inizio fino alle ultime cose, bisogna tener conto nel leggere appunto i testi di Laclau anche di questa formazione, appunto di questa eredità. Fin dall'inizio, diciamo, l'attenzione che Laclau ha nei confronti del populismo è molto differente rispetto al riflesso che invece si ha spesso in Europa, soprattutto negli ambienti mainstream di appunto denigrazione del populismo inteso anzitutto come appunto un'offesa o come una diminuzio dal punto di vista sia della teoria che della pratica politica, perché chiaramente in America Latina, come saprete bene, che funziona di meno quello che in termini critici Laclau fin dall'inizio definisce come riduzionismo di classe. Riduzionismo di classe. Riduzionismo di classe inteso appunto come riduzione delle capacità teoriche e pratiche, quindi di emancipazione ad una classe privilegiata, dunque la classe operaia, in questo senso. Poi chiaramente appunto tenterò di dettagliare meglio insomma questi elementi della critica che Laclau rivolge a Marx, al marxismo, e anche di quali sono i problemi, secondo me, che sorgono appunto in questa critica. E tuttavia nel 1977 Laclau, attraverso anche un Althusser letto a suo modo, comincia a parla anzi di livelli differenti che si articolano, cioè di un livello che si riferisce ai rapporti di produzione e quindi più strettamente e rigorosamente alle classi, di un livello invece politico-ideologico in cui viene in primo piano invece la categoria di popolo. E nel testo del 77, tuttavia, a differenza di quanto avverrà in seguito, è ancora il principio della classe a costituire il principio di articolazione, il principio unificante delle differenti possibilità di utilizzazione ideologica e politica del riferimento al popolo. Quindi, a seconda della classe che riuscirà ad articolare le interpellazioni, appunto, come dice althusserianamente
la clone, il pezzo del 1977, a seconda di chi e del modo in cui queste interpellazioni popolari saranno appunto articolate, e quindi a seconda di, della classe che riuscirà ad articolare appunto queste posizioni, cambierà anche la funzione, il peso, la portata politica del riferimento al popolo e all'elemento democratico popolare, che tuttavia viene ancora considerato all'interno, nell'ambito di ciò che la CLU nel 1977 chiama livello politico ideologico. Già nel 1977, traendo spunto da Althusser, come dicevo, da Gramsci, già la CLU critica appunto la riduzione del livello ideologico e politico a quello dei rapporti di produzione, quindi della classe, pone in evidenza appunto il fatto che le classi non siano preesistenti alla lotta di classe, ma che sia la lotta di classe a costituire, a produrre le classi, e a costituirle però inevitabilmente entrando nella lotta di classe ed egemonica a livello politico ed ideologico. Per cui, se è vero che a determinare sempre in ultima istanza la lotta per l'egemonia, insomma la lotta politica in generale, è ancora il principio della classe e l'appartenenza ad una classe, tuttavia la lotta egemonica si decide e può decidersi soltanto a livello politico, politico-ideologico. Quindi dipenderà da quale classe, da quale discorso di classe articolerà il momento democratico popolare di appello al popolo con quello più strettamente legato ai rapporti di produzione, ai conflitti all'interno dei rapporti di produzione. Quindi nel 1977, questo mi serviva come premessa anche per tracciare un po' di sviluppo appunto cronologico all'interno dell'opera di La Clou. All'inizio quindi La Clou mette in primo piano già appunto il problema del popolo, cioè come si fa a far prevalere il discorso ideologico della classe operaia in circostanze, in condizioni storiche e geografiche come quelle per esempio dell'America Latina, laddove il riferimento alla classe operaia come soggetto politico privilegiato non funziona più. È un problema che già si era posto per esempio Mariátegui, per esempio, no? Come funziona appunto il riferimento alla classe operaia in Perù, dove diciamo il subalterno è piuttosto l'indigeno che l'operaio? Quindi chiaramente anche una domanda che alla Clou discende da lontano, quindi è un problema presente in America Latina o più visibile nella cosiddetta America Latina di quanto possa essere da noi o possa essere stato da noi. Ad un certo punto questo problema del testo del 1977, che tiene ancora insieme il livello dei rapporti di produzione delle classi, il livello invece politico, ideologico e dell'appello al democratico popolare, mentre appunto nel testo del 77 questi due livelli sono ancora conservati insieme, laddove né l'uno né l'altro sono riducibili appunto reciprocamente, ma devono essere articolati l'uno con l'altro, e laddove il principio di articolazione resta quello della classe, invece nel prosieguo della riflessione di La Clou, e salto subito nel 1985, ovviamente tratto soltanto dei testi principali, del testo del 1985 su egemonia e strategia socialista, invece il popolo, la questione del populismo sembra insomma andare sotto traccia, viene in primo piano il problema della democrazia radicale, come è possibile appunto articolare momenti di emancipazione, le lotte per l'emancipazione anticapitaliste, antirazziste, antimaschiliste e così via, in una catena di equivalenze tra lotte, come dice appunto La Clou, in un progetto di democrazia radicale che sia
che abbia una connotazione ancora socialista, e in questo testo, nel testo del 1985, il popolo sembra scomparire, poi vedremo che in realtà non è vero, perché c'è una tensione tra lotte popolari e lotte democratiche nel testo appunto in egemonia e strategia socialista, il popolo poi riemergerà in tutta la sua, in tutto il suo protagonismo invece nel testo del 2005, la ragione populista. Questo in maniera molto, molto ampia e molto sintetica il percorso appunto che si può usare come filo conduttore di tale del mio discorso, delle mie riflessioni. Ora l'inizio, chiedere se posso approfondire il rapporto catene di equivalenze e catene di differenze. Certamente ci arrivo, se no, lei permette ci arrivo. No, chiedevo poi se... Certamente, come no. Molto velocemente, sì, perché sì, così sì, cominciamo. Comincio a premettere qualcosa su questo, cioè la logica differenziale, la logica delle differenze per Laclau, diciamo il modo in cui all'interno di un sistema politico, sociale si articolano i luoghi, le posizioni, le funzioni appunto politiche, sociali, economiche, per cui c'è un'articolazione di differenze all'interno appunto di una struttura. Bisogna pensarlo proprio in termini strutturalisti e in termini sussuriani. Mentre la logica delle equivalenze è quella logica che si produce nel momento in cui il sistema differenziale entra in crisi, cominciano a fluttuare una serie di domande insoddisfatte dal sistema di governo, dalle elite, dalle caste, dal mainstream, dallo Stato, insomma, e dai governi, e cominciano ad articolarsi, o c'è la possibilità che si articolino tutte queste domande insoddisfatte, tutte queste rivendicazioni e tutte queste lotte, se ce n'è una, oppure se c'è un gruppo di queste domande particolari o di lotte particolari che riesce a svolgere una funzione egemonica nei confronti appunto di tutte le altre. Ora, perché questa funzione egemonica riesca, secondo Laclau, è necessario che la parzialità o il gruppo di parti che divengono egemoniche rinuncino, insomma, almeno in parte alla loro singolarità e alla loro parzialità, che si svuotino parzialmente della loro particolarità per funzionare, come dice Laclau, da significante vuoto o tendenzialmente vuoto per agglutinare, insomma, o articolare lotte tra loro differenti. Ma spero di tornare appunto su questo problema. Ora, la cosa interessante, tornando ora più specificamente al problema del popolo e al problema del populismo, e spero anche al rapporto, all'interpretazione che Laclau-Mouffe propongono di Marx e di alcuni problemi del marxismo, soprattutto di Marx per quanto mi riguarda. Presupponendo subito, insomma, che il mio non è l'atteggiamento dell'interprete proprietario né di Marx né di Laclau, nel senso che la mia reazione non è quella che spesso si parla licet, ovviamente, non è quella di chi spesso invece dal punto di vista marxista attacca Laclau appunto con varie etichettature come post-marxista, antimarxista. Insomma, ci sono molti problemi nell'interpretazione che Laclau appunto propone di Marx, ma appunto si tratta di leggerlo prima di sparare così sentenze liquidatorie, come spesso appunto è accaduto. Ma a questo appunto ci arrivo. Ora, all'inizio parlavo di decisioni teoriche, e cioè Laclau stesso dice che la sua riflessione, la sua teorizzazione del populismo si fonda su alcune decisioni teoriche. L'altra cosa da sottolineare in via preliminare è che nel testo di Laclau voi troverete, se l'avete letto o se lo leggerete, il termine popolo sempre tra apici. Appunto, il termine popolo nel testo di Laclau compare sempre scritto tra apici che sembrano sorvegliarne, possiamo dire così, il carattere essenzialmente politico, una sorta di apice o virgolette fenomenologica,
stanno come appunto a tenere al riparo il popolo del populismo secondo la CRU da altri tipi di interpretazioni che poi vedremo. Nel senso che il popolo più precisamente si costituirebbe, questa è la funzione delle virgolette o una delle funzioni delle virgolette, o le virgolette possono essere intese come un sintomo di questo problema, il popolo per la CRU si costituirebbe in assenza di ogni substratum ultimo, ovvero di ogni essenza preliminare al processo della sua costruzione. E quindi la CRU resta, dalla CRU ancora legato più legato alla tradizione marxista, dal Husserl a Gramsci, alla CRU invece ultimo, resta secondo me questa continuità essenziale, per cui non c'è nessuna essenza che sia preliminare al processo della sua costruzione, della sua costituzione o dell'atto, della prassi politica che la costituisce. Ora, tra le decisioni teoriche cui si riferisce la CRU e che secondo la CRU stesso avrebbero dettato la sua stessa teorizzazione del popolo e del populismo, ce n'è una che la CRU considera più decisiva delle altre, e cioè il ruolo costitutivo che fin dall'inizio della ragione populista la CRU conferisce a ciò che gli chiama eterogeneità sociale. Una decisione, questa teorica, di particolare importanza, che complica altre decisioni, non necessariamente o comunque non immediatamente compatibili con questa decisione. Ad esempio quella che indica nella frontiera, intesa in una certa maniera, lo schema di formazione dei soggetti o degli attori collettivi dell'emancipazione. Per frontiera appunto si intende la frontiera noi loro, la frontiera amico nemico, un discorso che è molto più presente secondo me nella riflessione di Chantal Mouffe, no? Per cui appunto il popolo presuppone sempre il tracciato di una frontiera tra noi e loro, tra il basso e l'alto, appunto tra il popolo e l'elite, il popolo o la casta. Un discorso che politicamente e mediaticamente ha funzionato molto bene, appunto, come sapete, per Podemos in Spagna, almeno fino ad un certo punto. Sarebbe interessante anche, insomma, capire questo punto fino al quale questo tipo di discorso ha funzionato nel caso di Podemos e in altri casi. Quindi eterogeneità sociale. Ora, che cosa intende per eterogeneità sociale, o quali sono gli elementi più importanti della eterogeneità sociale? Ora, il riferimento a questo problema, a questo intervento, proverò a mostrare in particolare come la decisione per la eterogeneità sociale per la CRU significa, detto appunto sinteticamente, che le diversità, le differenze, si potrebbe dire il pluriverso della società è appunto costitutivo, il che significa, come accennavo prima, che il popolo da questo punto di vista non può essere altro che una costruzione politica, nel senso che il popolo non è nient'altro che articolazione di una eterogeneità, che è l'eterogeneità che costituisce ontologicamente, si potrebbe dire, la società stessa. Ora però questa decisione per l'eterogeneità, decisione teorica ovviamente è un ossimoro, come avrete capito, no? Perché la CRU stesso confessa, come dicevo, il fatto che si tratti di decisioni teoriche che sono, come ogni decisione, presupposte, insomma, non sono perlomeno insomma esplicitate e spiegate fin dall'inizio, e molto probabilmente restano delle decisioni teoriche, che in quanto decisioni teoriche chiaramente pongono problemi e contraddizioni, tensioni all'interno del discorso di la CRU, come vedremo. Ora, la decisione per l'eterogeneità sociale, dicevo, comporta, a mio avviso, nella costruzione del popolo secondo la CRU, sempre un resto inassimilabile,
Io lo definisco in questo saggio resto democratico radicale inassimilabile. Insomma, qualsiasi costruzione di popolo lascia sempre un residuo che non è mai del tutto assimilabile alla costruzione del popolo. È un resto, un residuo che riemerge e insiste soprattutto quando le ipotesi euristiche e i requisiti teorici, poi vedremo subito quali sono più precisamente, che permetterebbero di pensare e costruire il popolo del populismo secondo Laclau, devono riconfigurarsi rispetto alle loro condizioni storiche. Per il valore storico, appunto, differenziale, fluttuante di ogni significante e di ogni circostanza in cui il nome stesso popolo, il significante popolo e i suoi sinonimi divengono a loro volta la posta in gioco della lotta per l'egemonia. È un resto, un residuo, nel senso che ogni costruzione politica, comprese quelle democratico-popolari o democratico-liberali, sono essenzialmente incomplete per l'eterogeneità che esse articolano sempre solo parzialmente. Il popolo è sempre una costruzione parziale, secondo Laclau, e quindi destinata a restare aperta, da questo punto di vista radicalmente storica. Quindi il resto, da questo punto di vista, residua sempre, ed è democratico radicale, nel senso che a restare in gioco per Laclau, e perciò le decisioni teoriche, anche se non dichiaratamente, sono secondo me per Laclau al tempo stesso etiche e politiche, questo resto è democratico radicale, o io lo definisco democratico radicale, nel senso che a restare in gioco per Laclau sono sempre le capacità collettive, teoriche, storiche e strategiche di espandere le lotte popolari, democratiche, per l'emancipazione e di trasformare in tal senso le istituzioni. Ora, nella tradizione del pensiero occidentale, un excursus insomma brevissimo, l'associazione tra eterogeneità e democrazia risale perlomeno a Platone. Nella Repubblica la poichilia, appunto come la chiama Platone, cioè la diversità, la varietà, come la variegatura colorata della superficie di un artefatto, un ricamo ad esempio, ma anche l'astuzia, la scaltrezza, significa tutto ciò in greco la parola poichilia, designa negativamente, nel caso di Platone, il carattere della vita e della politeia democratica. In congiunzione con l'anarchia, la democrazia, così appunto era definita da Platone, è kai anarchos kai poikile, cioè è anarchica e varia, insomma variegata, eterogenea, appunto per usare il termine che usa Laclau. Principio della democrazia, dice Platone nella Repubblica, è la libertà, sempre sospesa però sulla soglia della licenza, che si afferma e istituzionalizza, dice Platone quasi letteralmente, nel momento in cui vincono i poveri. E dopo questa rottura populista, si potrebbe dire ante litteram, le magistrature, dice Platone, cominciano ad essere determinate per lo più col sorteggio, e l'uguaglianza viene dispensata indifferentemente a uguali e inuguali. Si manifesta così l'eterogeneità antropologica e politico-istituzionale che colorisce, nel caso di dire, la descrizione ironica di Platone della democrazia, e in questo senso la poichilia, la varietà, l'eterogeneità, non disegna però una mera dispersione, ma un tessuto complesso che tiene insieme il disparato e perciò suscita, dice Platone, al tempo stesso attrazione e repulsione. E cioè nella sua singolarità la democrazia, scriveva ancora Platone, sembra mescolare e comprendere al suo interno qualsiasi altro tipo di costituzione, di politeia, compresa se stessa. E l'uomo democratico, continua Platone, ovviamente sto parafrasando, assume tra molte altre figure le sembianze di chi cittadino non è ancora o non può esserlo affatto,
e quindi le sembianze del bambino o della donna, dice Platone, affascinati e catturati dalle composizioni variopinte. In questi passaggi, che sono tutti tratti dalla Repubblica di Platone, poi se volete vi do i riferimenti più precisi, il pluriverso democratico, così possiamo definirlo, antropologico e politico al contempo, appare prodotto e riprodotto dall'affermazione di una parte, sebbene maggioritaria per numero, cioè i poveri, sulla minoranza di coloro che per natura, merito oppure censo sarebbero gli unici riconoscibili come cittadini. Ora, nella scrittura di Laclau, nel testo di Laclau, in particolare nella Ragione populista, l'eterogeneità sociale si dà come una pluralità e alterità inassimilabili rispetto ad ogni progetto di riunificazione politica. Non si identifica con la democrazia in astratto la eterogeneità. Nell'eterogeneità predestinata ad una politica dell'emancipazione democratica per Laclau. Tuttavia l'eterogeneità, secondo Laclau, implica sempre la proliferazione, la dispersione di domande democratiche, democratic demands in inglese, con appunto il duplice senso di rivendicazione e appunto di richiesta, di petizione, insomma, nei confronti dell'ordine costituito. E queste domande democratiche si esprimono sempre, per usare invece una formula di Balibar, come domande di égalité, di uguaglianza e libertà insieme, vale a dire come richieste indirizzate al sistema dagli underdog, come li definisce Laclau nella Ragione populista, dai diseredati, dai subalterni, dai lumpen, insomma, per usare invece un termine del vocabolario marxista. Ora, se non è garantito che la costruzione del popolo proceda in senso democratico, ad esempio verso una politeia democratico-liberale, che è invece un'articolazione storica e dunque finita, contingente, secondo Laclau e secondo Mouffe, se non è garantito che la costruzione della politica del popolo proceda in senso democratico, dicevo, il popolo, secondo la Ragione populista di Laclau, richiede sempre un appello all'espansione egalibertaria e dunque la destabilizzazione delle frontiere esistenti. Ora, per riassumere il discorso sulle decisioni teoriche, appunto, che ho abbozzato finora, vi leggo una citazione tratta dalla Ragione populista. Dice Laclau, siamo a pagina 212 della Ragione populista: pensare il popolo come categoria sociale richiede una serie di decisioni teoriche che abbiamo preso nel corso della nostra indagine. Forse quella cruciale concerne il ruolo costitutivo che abbiamo attribuito alla eterogeneità sociale. Se non le assegnassimo questo ruolo, cioè un ruolo costitutivo, un ruolo quasi ontologico, l'eterogeneità potrebbe essere concepita nella sua opacità come la forma soltanto apparente di un nocciolo che in sé sarebbe invece omogeneo e trasparente. Fine della citazione. Quindi l'eterogeneità sociale sarebbe primaria e irriducibile, non solo perché plurale e molteplice, ma perché sempre in eccesso rispetto ai tentativi di racchiudere in un tutto la comunità, la società, la nazione, la cultura e così via. Se è così, allora il popolo, a sua volta, non è concepibile come un dato, e qui appunto il carattere costitutivo della eterogeneità, ma solo come una categoria politica, cioè come una costruzione contingente del legame sociale. Sono parole di Laclau. Il termine popolo non designa, o non vuole designare, perlomeno nelle intenzioni di Laclau, una presenza prepolitica, ma sempre un atto di istituzione e articolazione che compone una nuova agency
a partire da una pluralità di elementi eterogenei. Dunque le identificazioni popolari, così scrive la Clou, sono sempre singolarità storiche e il popolo sarà sempre qualcosa di più di una propria opposizione al potere. Perché è fondamentale appunto questa decisione, con la decisione sulla quale ci stiamo soffermando? È fondamentale perché approfondisce lo scarto, o vuole approfondire lo scarto, tra il popolo di La Clou e quello dei cosiddetti etnopopulismi. La definizione è quella usata da La Clou stesso. O più in generale, è tale decisione distingue il popolo di La Clou, dicevo il popolo di La Clou, e questo chiaramente è un problema, apro parentesi, dicevo all'inizio, La Clou scrive nella ragione populista popolo sempre tra apici. Il che, qual è il problema? È il problema di fronte al quale ci troviamo di fronte, per esempio, nel discorso politico, nell'attività politica, nella prassi politica, coloro i quali intendono per esempio fare appello al popolo distinguendolo insomma dagli usi invece cinici, razzisti, xenofobi, che sono però alla fine quelli che vincono. Per dirla con una battuta, hai voglia di mettere virgolette intorno al termine popolo? Insomma, ci sono alcuni usi, e bisogna riconoscerlo, del termine popolo che arrivano direttamente all'obiettivo politico, appunto senza. Chiaramente, qui bisogna distinguere poi il discorso più teorico, diciamo così, che facciamo in questa sede, e poi insomma gli usi politici del popolo. Chiaramente sono indissociabili le due cose, però non sono confondibili, non sono sempre sovrapponibili. Ora, e così ritorniamo anche al problema della differenza e dell'equivalenza, forse un po' più precisamente, anzi questo punto forse ci permette di chiarire. Dicevo, la decisione per l'eterogeneità è fondamentale perché distingue il popolo di La Clou da quello degli etnopopulismi, il popolo con le virgolette da quello senza virgolette, o più in generale appunto distingue, diciamo così, il popolo di La Clou dal popolo indifferenziato che funziona ideologicamente al di fuori appunto degli apici che dovrebbero segnalarne la politicità e l'inerente dimensione ega libertaria. Quest'ultima, e cioè la dimensione di ega libertà, negli etnopopulismi trova invece la sua misura ultima nei confini tracciati intorno ad uno spazio comunitario predefinito, al di fuori di ogni logica della differenza e dell'equivalenza. Si legge nella ragione populista, pagina 73, dice La Clou, abbiamo due possibili strade per la costruzione del sociale: o attraverso l'affermazione di tante particolarità che sono nel nostro caso domande o rivendicazioni particolari e cui unici legami sono di natura differenziale, articolati all'interno di una struttura secondo rapporti differenziali, non necessariamente antagonisti, o attraverso un parziale venire meno delle particolarità alla luce di un'accentuazione di ciò che tutte le particolarità condividono in maniera equivalenziale. L'equivalenza chiaramente è data soltanto da un avversario, da un nemico, da un punto di riferimento comune. È lì che scatta, appunto, si innesca l'articolazione della catena equivalenziale. C'è un nemico, appunto, che permette alle particolarità, appunto, di articolarsi, o permetterebbe alle particolarità. L'equivalenziale vuol dire allora, per capire meglio sì, l'aspetto astratto, una sorta di coalizione politica che non è la somma delle particolarità, ma è un qualcosa che va a un accordo comune. Sì, diciamo che siamo dentro a questo tipo la Clou non sarebbe piaciuto il termine coalizione. Lo so, lo usano quelli. No, alcuni... è più un'equivalenza, cioè l'equivalenza che nasce tra domande che hanno ciascuna una particolarità. No, ci sono domande antirazziste, domande appunto, ma anche domande molto più apparentemente, poi in realtà non lo sono. Diciamo meno astratte, che so, la domanda per l'aiuola, la domanda insomma per la
acqua pubblica la domanda. Nel momento in cui queste domande via via appunto non sono soddisfatte e chiaramente il malcontento aumenta, tutte queste domande, nonostante siano tra loro differenti, eterogenee, addirittura contrapposte a intenzione, sono rese negativamente, diciamo così, equivalenti dal fatto di contrapporsi ad uno stesso blocco di potere, ad una stessa cassa, ad una stessa elite che ormai è impotente a soddisfare le domande, insomma, eterogenee che provengono dal basso. È un'equivalenza che può essere di carattere soltanto negativo e che chiaramente dura finché appunto poi questa equivalenza riesce a sua volta a costituire appunto un blocco di potere egemonico. Ovviamente è un discorso che può apparire anche paradossale, perché la catena di equivalenze che si costituisce in vista della costituzione di una nuova egemonia e di un nuovo blocco di potere è di per sé stessa la fine dell'egemonia stessa. La fine, dice, della tensione verso l'emancipazione della lotta per l'egemonia, nella costituzione stessa dell'egemonia. Cioè la realizzazione stessa dell'egemonia. Ora, l'omogeneità del popolo, secondo Laclau, è e può essere sempre e solo il fissarsi parziale di un orizzonte, prima o poi dislocato e sovvertito perché essenzialmente storico, come dicevo. In tal senso la ragione populista non si allontanerebbe troppo, malgrado gli inevitabili spostamenti, dalle indicazioni elaborate a proposito del progetto di democrazia radicale del libro precedente, 1985, dicevo, Egemonia e strategia socialista. In che senso? Nel senso che già in quel testo si diceva che qualsiasi orizzonte, centro o punto nodale egemonico può e deve essere pensato soltanto come una funzione, si potrebbe aggiungere come una finzione o un troppo, e non come un ente presente, sempre già situato in un luogo naturale. Parafrasando proprio egemonia e strategia socialista, il popolare è articolazione politica perché il popolo è impossibile. Proprio perché appunto non si dà nulla come un popolo omogeneo, è necessaria la costruzione del popolo. È chiaramente un paradosso apparente dal punto di vista di Laclau, se la premessa è che il popolo non è nient'altro che una costruzione politica. Anzi, nel momento stesso in cui il popolo sembra impossibile e non pare darsi da nessuna parte, perché da nessuna parte naturale si dà qualcosa come il popolo, che diventa necessaria la costruzione del popolo attraverso l'articolazione delle equivalenze. Per definizione, quindi, il popolo non può vincolarsi a nessun déjà là, come dice appunto il teorico delle neodestre Alain de Benoist, che renderebbe uguali solo coloro che sarebbero titolati in anticipo ad appartenere. Questa è la differenza appunto fondamentale con i cosiddetti etnopopulismi, almeno dal punto di vista formale e dal punto di vista teorico. Poi ci sono i problemi politici ai quali mi riferivo prima, che non sono chiaramente gli unici. Quindi, ammesso o non concesso, o come direbbe Derrida, concesso e non ammesso, che i populisti in generale siano antipluralisti, come spesso si dice, Laclau, per le premesse stesse del suo ragionamento, non disconosce mai, nemmeno quando viene in primo piano il momento populista, una premessa, se si vuole, una decisione che è condivisa anche da Chantal-Mouffe, che potrebbe addirittura definirsi aristotelica, vale a dire la pluralità, dicono Laclau e Mouffe in Egemonia e strategia socialista, non è il fenomeno da spiegare, ma il punto di partenza dell'analisi. E quindi anche il popolo e il populismo devono essere pensati
in questo senso. Certo, questa è soltanto l'enunciazione di un problema, non la sua soluzione, ma non si potrà fare a meno di tenerne conto. Occorrerà però chiedersi, e questo è uno appunto dei problemi che provo a porre, occorrerà però chiedersi se e fino a che punto l'articolazione egemonica o popolare del pluriverso sociale o della eterogeneità sociale, per quanto parziale e transitoria, possa in ogni caso e sempre consentire la riattivazione del resto democratico radicale, come dicevo prima. Quanto tempo ancora? Ci facciamo 10 minuti, 5 minuti di... A questo punto possiamo fare una pausa? No, no, se loro, io posso continuare, se loro... Come volete voi? Continuiamo? Bene. Ora, nel testo della ragione populista, l'eterogeneità stessa, ovviamente voi mi interrompete quando volete, mi chiedete. Nel testo della ragione, intitolato La ragione populista, l'eterogeneità stessa appare eterogenea, variegata, molteplice. Non è riconducibile ad un'unica rappresentazione, né è risolvibile in una mera antitesi, perché abita, dice Laclau, nel cuore stesso dello spazio omogeneo, o che ha trovato una forma parziale di omogeneizzazione che è sempre di carattere politico. Ciò significa che la eterogeneità non è definibile in se stessa, non è mai definibile in se stessa, ma è possibile solo tentare di individuarla tramite una serie di esempi, dice Laclau. Tra queste figure, ci riavviciniamo in questo modo a Marx in qualche maniera, in modo critico alla lettura che Laclau fornisce di Marx, tra queste figure appunto dell'eterogeneo che può darsi solo per esempio, solo per analogia, tra queste figure, come dicevo prima, risalta proprio il lumpenproletariat, erede dei lazzaroni napoletani, erede della plebe hegeliana, che dà corpo alla complessità interna, dice Laclau, di ogni fronte popolare e del suo stesso strutturarsi. Laclau si riferisce per lo più agli scritti che Marx dedica al ciclo rivoluzionario francese del 1848-1852 e in particolare alle pagine nelle quali l'insieme disparato dei lumpen, degli straccioni, riaffiora complicando con la sua eterogeneità inafferrabile non solo lo schema dicotomico della lotta tra borghesia e proletariato come classe operaia organizzata, ma anche l'interpretazione dello Stato che ormai solo forzatamente, e già in Marx a mio avviso, poteva essere inteso come espressione di un'unica classe dominante e come privo di ogni autonomia rispetto alla classificazione economico-sociale. Quindi rifiuto di tutte le classi, il lumpenproletariat si manifesta tra i vagabondi e i delinquenti dopo la rivoluzione del febbraio 1848 per opporre, diceva Marx, una parte degli operai all'altra. Entra poi il lumpenproletariat nella composizione dell'elettorato, come sapete, di Luigi Bonaparte, e in particolare ingrossa la base della società del 10 dicembre al servizio di Bonaparte. Scrive Marx, Soldati, è una pagina famosa, una pagina che ritroviamo quasi uguale per esempio in un romanzo come I Miserabili di Victor Hugo, per esempio. Soldati in congedo, fuoriusciti, forzati usciti dal bagno penale, galeotti evasi, birbe, furfanti, lazzaroni, tagliaborse, ciormatori, bari, tenutari di postriboli, facchini, letterati, suonatori ambulanti, straccivendoli, arrotini, stagnini, eccetera, eccetera. Cito perché dà, insomma, secondo me bene
il senso dell'eterogeneità alla quale appunto Lacroix vuole riferirsi, alla oggettiva difficoltà di riconoscere le frontiere tra le classi appunto in questa eterogeneità. Ora, come per evitare ogni fraintendimento, secondo me Lacroix non nega da nessuna parte il fatto che ci siano le classi, oppure che le classi appunto siano necessarie per la comprensione della società e per la teoria e la prassi politiche. Ciò che Lacroix mette in discussione particolarmente, come dicevo appunto all'inizio, è la riduzione appunto di ogni altro livello dell'articolazione sociale, politica, ideologica al privilegio appunto di una classe, o per meglio dire privilegio di una contrapposizione tra classi o tra due classi, vale a dire la riduzione del politico e della politica ad una sola frontiera, a che però aggiungo io che lo stesso problema può presentarsi per il popolo e il populismo stessi, come appunto spero vedremo. Ora, lasciando da parte le metamorfosi dell'Umpenproletariat nelle opere di Marx... Ma questo perché faceva riferimento a questo tipo di, sì, sì, di eterogeneità? Per segnalare appunto sì, sì, il fatto che l'eterogeneità si riscontra, non è preesistente. Ma lei si riferisce a Marx? No, oppure... perché sì. Lacroix appunto ha fatto riferimento... A questa sì, esperienza di Marx, cioè a questo sì, sì, no, no, Lacroix fa esplicito riferimento a questi testi di Marx e appunto al problema dell'Umpenproletariat all'interno, cioè l'Umpenproletariat spunta insomma dentro i testi di Marx, ma insomma il fatto che spunti dentro gli stessi testi di Marx vuol dire appunto che già il discorso di Marx è complicato appunto dal riconoscimento da parte di Marx della complessità appunto di una società in via di trasformazione. Ci sarebbe il resto di un proprietario. Almeno per come? No, per sì, sì, l'idea. No? Cioè, quel resto appunto è il residuo eterogeneo, sì, che resta inassimilabile. E che però secondo me, come poi dirò soprattutto alla fine, mette in discussione però uno dei presupposti del discorso stesso di Lacroix, vale a dire il populismo implica necessariamente e costitutivamente il tracciato di una frontiera tra noi e loro, fra alto e basso, laddove appunto costitutiva però è l'eterogeneità, quindi da questo punto di vista la frontiera non può essere altro che una frontiera politica. Bisogna vedere però fino a che punto la frontiera sia sempre tracciabile, ma ci arriviamo appunto a questo problema. E se, come accennavo prima, poi la frontiera necessaria alla costituzione del popolo non finisca per chiudere però le possibilità di riattivazione di quello che io chiamo resto democratico radicale. Vale a dire la domanda di emancipazione che Lacroix stesso insomma pone a base dell'esigenza di costruzione del popolo. Alla base ci sono sempre delle domande, secondo Lacroix, delle domande e delle rivendicazioni di carattere ega-libertario, no? Nei confronti di un blocco di potere, per esempio. Da questo punto di vista sono di carattere democratico, perché appunto si tratta di rivendicazioni di coloro che all'interno sono esclusi dal godimento appunto delle promesse della democrazia o delle promesse della democrazia liberale. Tuttavia nulla garantisce che l'esito poi politico e istituzionale sia democratico. Questo dipende sempre, secondo Lacroix, dalla lotta per appunto l'egemonia che si svolge a livello appunto politico e ideologico. Ora, dicevo, lasciando da parte le metamorfosi dell'Umpenproletariat nelle opere di Marx, mi limito a sottolineare soltanto un punto, che è quello saliente per Lacroix, e cioè gli altri eterogenei sono inclassificabili in maniera stabile, in quanto trasversali e si potrebbe dire transfrontalieri, ma proprio per questo sono suscettibili di articolazione politica, come esemplificherebbe proprio il caso di Bonaparte.
perché i contadini votano in massa Bonaparte, perché appunto gli straccioni appunto votano in massa per Bonaparte, si schierano in massa per Bonaparte, rompendo appunto le linee di frontiera che sarebbero date appunto per assodate e per scontate. Ovviamente mi esprimo in questo modo per far risuonare anche un problema che è molto attuale, è una domanda appunto che ci facciamo in molti questa, è una domanda però insomma ingenua se appunto seguiamo anche il discorso di Laplò, che potrebbe essere ingenua se seguiamo il discorso di Laplò. È, come si è detto, a partire dagli elementi di un insieme eterogeneo che secondo Laplò occorre ripensare la formazione delle soggettività o volontà collettive indispensabili alla rivendicazione di una democrazia che però non si esaurisca nel suo apparato amministrativo e procedurale. Quindi ancora per Laplò il problema è come si costruisce una volontà collettiva o una soggettività democratica e che costruisca un'egemonia nel senso dell'emancipazione. Per Laplò, una volta destituito, e qui insomma Marx torna in campo secondo me in maniera problematica, per Laplò ora, una volta destituito il principio di continuità tra posizione di classe, quindi riferimento ai rapporti di produzione, e orientamento ideologico, insomma per Laplò non si dà più appunto la sovrapposizione immediata tra posizione di classe e discorso ideologico o posizione appunto politico ideologica. Una volta destituita questa continuità, l'articolazione politica può e deve essere organizzata dal basso, appunto attraverso il concatenarsi di una serie di domande rese equivalenti, come si diceva prima, dalla comune opposizione a una forza o a un potere antagonista. Il problema però, dal mio punto di vista, è che è Laplò stesso, in un passaggio decisivo della ragione populista, a riconoscere la funzione semplicemente euristica di tale schema, fondato su due presupposti che sono soltanto tipico ideali, per usare appunto una formula weberiana, e cioè introvabili nei processi sociali effettivi. Quali sono appunto questi presupposti? In primo luogo, tutto questo discorso, il discorso del populismo, presuppone o precomprende la possibilità di uno spazio saturo diviso tra due fronti, noi e loro. In secondo luogo, secondo presupposto, si dà per scontato che ogni domanda insoddisfatta o rivendicazione insoddisfatta dalle istituzioni vigenti si iscriva nel fronte popolare solo in ragione di questa sua condizione. E tuttavia Laplò stesso dice che l'umpenproletariat, come esempio appunto di eterogeneità sociale inassimilabile, è anche il nome o l'esempio per eccellenza dell'impossibilità di una distinzione netta tra dentro e fuori, perché il fuori, scrive Laplò stesso, appartiene alla stessa logica di costituzione della interiorità. Ora, la cosa interessante e contraddittoria, secondo me, rispetto al discorso appunto che fa Laplò stesso, insomma, Laplò a un certo punto del ragionamento della ragione populista dice: il mio discorso fino ad adesso si è fondato su alcuni presupposti che mi erano necessari per introdurre la categoria di popolo come categoria politica. I presupposti, abbiamo visto, sono due, e cioè appunto quello per cui siamo in uno spazio saturo che è possibile tagliare appunto tra un basso e un alto, noi e un loro, e l'altro presupposto che pare essere dato per scontato è che appunto
gli esclusi, i diseredati, i subalterni si iscrivano per la loro stessa condizione, appunto, dalla parte del fronte che si riferisce al popolo contro le caste, contro